Ne potevo più senza fumare. Ah! Zitto, zitto! Non sono morto. È tutta la messa in scena. Ma dovevo farlo. Alla merda! Ma ora gli hai fatto venire un colpo. Ti avevo detto di aspettarmi. Ma te sapevi tutto? Te sapevi tutto? Amico, amico, un cazzo, amico, vaffanculo, anche te, ma siete pazzi, calmati, siete. Calmati, calmati, che poi ti spieghiamo tutto. Tieni, bevi questo. Che l'è? Cognac. Che schifo. Io vi denuncio tutti e due. Voi siete pazzi, cioè, te non tu sei morto. No, io sono morto per continuare a vivere. Fatelo spiegare. Leopoldo, credimi, questo era l'unico modo. Tuo padre si è infilato in un casino enorme. Ho fatto 6 miliardi di debiti. 6 miliardi di debiti? Come 6 miliardi di debiti? Investimenti sbagliati. Non ci credo, non ci credo. No, questo è un incubo, è un incubo. Dimmi che è un incubo, dammi uno schiaffo. Svegliami dall'incubo, dammi uno schiaffo. Svegliami dall'incubo, dammi uno schiaffo. Dammi uno schiaffo. Non è un incubo, è tutto vero. Leopoldo, stammi bene a sentire. Che si vuole fregare un pochino anche noi? No, 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 signora, insomma, ma in un momento così, ma non capisce la tragedia. Ma sentivo vorrei chiacchierare. Ha ragione, mi scusi, signora, mi scusi. Che è andata via? Sì. Leopoldo, fatta abbracciare. Di tante cose dobbiamo parlare, Ietti. Però se ne riparla domani dopo il mio funerale. O Leopoldo, se dici a qualcuno che io sono vivo, io sono un uomo morto. Ma una chiesa un pochino meno in vista, la potevate prendere? No, no, il babbo, tu lo sai, ha sempre voluto fare le cose in grande. Ma che buce avevi messo dentro? 2 ballini di cemento da 50 kg. Un morto 100 kg. Lo potevate fare un pochino più leggero. Ma perché il carro da morto ne venuto su? È la strada interrotta, ci sono i lavori. Anche la strada interrotta, tutta. Sì. Oddio, oddio! Eccolo là! Fermi, fermi! Niente, niente! Più di morto non può essere! Figlio, figlio, di là! Diglielo, dirà! Eccolo! Dilla! Quando muore davvero lo brucio. Signore! Sì, signore, sia con te con lo Spirito Santo. Dov'è il dottore? Ah, Leopoldo, entra, accomodati. Vieni, vieni. Entra. Dov'è? Dov'è mio papà? Leopoldo, siediti, stai calmo. Ti devo dire una cosa importante. Ci hanno scoperto. Ci arrestano tutti per il millantato funerale. Leopoldo, come dire, il babbo è già scappato. Come è scappato? Scappato dove? Ha lasciato questa cassetta per te. E che c'è in questa cassetta? È la tua eredità. Ubaldo, ma il babbo ultimamente che faceva? Beh, diciamo operazioni finanziarie un po' azzardate. Magari qualche consiglio sbagliato gliel'ho dato anch'io. E poi giocava? Su, tutto. Scommetteva persino davanti agli ascensori. 500.000 lire che esce un uomo. Ma la mamma lo sapeva? La mamma